Come ampiamente previsto nei bollettini meteo degli esperti, diramati con puntualità anche dalla nostra emittente, oggi è la giornata più fredda dall'inizio dell'inverno. Giornata clou, dunque, di freddo e maltempo, con i primi fiocchi di neve che sono arrivati a posarsi addirittura in riva al mare, in modo analogo a quanto accaduto il 31 dicembre 2014 e poi il 6 gennaio 2016. Le coste calabresi stamane si sono trovate davanti alla terza nevicata negli ultimi quattro anni, un fenomeno incredibile. Incredibile rispetto a quanto non accadesse nei decenni precedenti. Stupore, dunque, anche nella Locride dove le basse temperature hanno fatto cadere dal cielo timidi fiocchi di neve. L'ondata di freddo polare è così ufficialmente arrivata al sud Italia e le nevicate si stanno verificando già oggi più intense e abbondanti rispetto alle previsioni. L'Apennino centro-meridionale è già sommerso infatti da una spessa coltre nevosa e le temperature sono crollate su valori molto bassi. Si tratta del secondo e più intenso Nucleo gelido proveniente dai Balcani che farà crollare ulteriormente le temperature, determinando grandi nevicate fin sulle coste anche nelle prossime ore. La neve arriverà a fini spiaggia con accumuli abbondanti persino tra Calabria meridionale e Sicilia. Il flusso di correnti fredde provenienti dal nord Europa determinerà, secondo gli esperti, anche il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione. Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti. I fenomeni meteo impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche. Intanto, proprio oggi hanno riaperto gli impianti sciistici di Gambaria e daspromonte, lo rende noto Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte. Gli amanti dello sport della neve, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, Potranno così utilizzare la Mare e Neve e lo Snowpark. Con l'utilizzo dei tags al posto dei biglietti cartacei, potendo anche contare su tutta una serie di servizi collaterali. Da questa stagione, inoltre, esordirà la gestione privata degli impianti. La novità in assoluto più importante, però, afferma il sindaco, arriverà tra qualche giorno con l'apertura, ormai prossima, delle nuove piste da sci.